Oggi parleremo di un'arma tutta italiana, per lo più sconosciuta, che avrebbe reso il lavoro molto più semplice ai nostri mitraglieri nel secondo conflitto mondiale. Parliamo del fucile mitragliatore Terni, progettato nel 1929 e omologato nel 1933. All'esterno sembra molto simile alla famigerata Breda 30, ma in realtà aveva alcune parti differenti, oltre a una ben maggiore semplicità nella costruzione. Innanzitutto, la Terni non possedeva il tristemente noto dispositivo per lubrificare le cartucce della Breda, che rendeva impossibile l'azione dell'arma sul campo a causa della sporcizia o del freddo. Nella Terni venne rivisto il meccanismo di sparo e di chiusura e semplificata la canna. Aveva bisogno del 30% in meno di componenti rispetto alla Breda, che erano tutti fresati e rifiniti in modo eccelso, non esistevano parti stampate. L'arma funziona con il principio del corto in culo di canna, che riprendeva quello della Fiat modello 26. Per evitare la partenza accidentale di colpi, la Terni sparava otturatore aperto, cioè che l'arma è pronta a sparare quando l'otturatore è agganciato alla leva di scatto. La sicura è disinserita e vi sono colpi nel serbatoio. Molto semplice ma ingegnoso è il sistema di andamento e di scatto del percussore, realizzato mediante una leva, messa nella parte inferiore del castello, aggancia il percussore mentre questo percorre la sua corsa in avanti insieme all'otturatore dove è collocato. Quando l'otturatore arriva alla fine della corsa mediante un contrasto tra superfici inclinate, provoca l'abbassamento della leva e determina lo scatto del percussore. Il meccanismo di ricarica è similissimo a quello della Breda 30, con l'inserimento di una lastrina da 20 colpi calibro 6,5 mm nel serbatoio per poi tirare fuori la lastrina in modo che rimangano cartucce all'interno del serbatoio. Questo poi va bloccato di fianco all'arma e si arma l'otturatore. Questo tipo di alimentazione riduceva nettamente la cadenza di tiro, era necessaria la presenza costante di un servente che continuasse a cambiare le piastrine. L'operazione era resa difficile dai continui movimenti del mitragliere per aggiustare il tiro e dalla confusione dello scontro, proiettili vaganti, esplosioni, schegge. L'arma è lunga 122 mm e pesante poco più di 10 kg, quasi un chilo in meno rispetto alla Breda 30 e un chilo e mezzo in meno rispetto alla tedesca MG42. All'epoca della costruzione centrò gli obiettivi di maggior velocità di costruzione e maggiore affidabilità all'uso. Non venne costruita in serie per i soliti brogli all'italiana e si preferì tenere la tristemente famosa Breda 30. La Terni avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra? No, ma magari avremmo perso con più dignità e avremmo potuto ottenere risultati migliori. Ma la carenza di munizioni avrebbe di molto ridotto l'utilizzo di quest'arma a ripetizione, come accadde per la gemella Breda. Tuttavia la Terni fu una di quelle assurde incapacità italiane dimostrate durante la corsa alle armi e nella seconda guerra mondiale. Se avessimo saputo mettere in linea progetti davvero validi, se avessimo messo sul campo armi e mezzi davvero degni, se avessimo saputo impiegare al meglio la marina e l'aeronautica, certo non avremmo potuto sbaragliare 50.000 Sherman americani o 100.000 carri sovietici, ma probabilmente avremmo evitato Compass. Avremmo preso Malta quando potevamo, non ci saremmo avventurati in un'insensata campagna in Grecia e chissà, magari saremmo arrivati oltre l'Alamein. Oggi rimane un unico esemplare di fucile mitragliatore Terni, conservato nella sala raccolta tecnica dello stabilimento militare Armamento Leggero, ex Regia Fabbrica d'Armi, situato a Terni. Anche per oggi è tutto, il video è finito. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale.